Ok, allora oggi dobbiamo formalizzare il metodo del pivot e lo facciamo unitamente alla ricomposizione LU, cioè facciamo un viaggio due servizi. Allora, cominciamo a vedere che succede. Io prendo una matrice, facciamo prima con degli esempi. Per esempio, prendiamo questa matrice 3, 5, 1, una semplice matrice 2. Allora, moltiplichiamo a sinistra per questa matrice qua, 0, 1, 1, 0. Che succede? 1, 2, 3, 5, 5, 5. Più in generale, facciamolo con una matrice 3x3. 3, 5, 4, 1, 2, 1, 6, 0. Allora adesso andiamo a moltiplicare per questa matrice qua, per esempio 0, 0, 1, 0, facciamo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Se andate a fare il prodotto, scoprite che viene 1, 2, 1. Matrice che ha diverso da uno di questi due indici. Tutti gli altri e G, tutti gli altri A, K sono 0. Quindi praticamente come è fatto questa matrice? Scusate, HK non aspetta K, uguale a 1. Tutti gli altri HK sono 0. Praticamente questa matrice era la matrice diagonale, la matrice identica, dove però AI e AJJ sono stati messi a 0. Ora, questa è la riga I, questa è la colonna I, scusate, questa è la riga I, questa è la riga J, questa è la colonna I, questa è la colonna J.
cioè AI e AJJ sono stati invertiti di posto, cioè AIJ uguale a 1, AJI uguale a 1, AI uguale a 0, AJJ uguale a 0. È chiaro? Quindi avete preso la matrice identica, poi tutti gli altri posti sono tutti in 0. Scrivo così giusto per abbreviare, non posso mettere a riempire la matrice di tutti in 0. Come vedete in questo caso, che cosa ho fatto? Ho preso A1, 1 e A2, 2, che erano 1, li ho messi a 0 e al loro posto ho messo pari a 1, A1, 2 e A2, 1. Cioè questi qua sono stati, è come se io avessi scambiato solo la riga I e la riga J e la colonna I e la colonna J. Scusate, o la riga I e la riga J oppure la colonna I e la colonna J, uno dei due. Se li faccio tutte e due torna com'era prima. Ok? Questa si chiama matrice di permutazione. Cioè, non è la più generale matrice di permutazione, questa è una matrice di permutazione. Perché è una matrice di permutazione? Si chiama così? Perché se io adesso prendo P, I, J e la moltiplico per una matrice A, questa qua è una matrice N per N, questa anche, che cosa ottengo? Ottengo la matrice A' si ottiene da A scambiando la riga iesima con la riga. Ok, vedete? Qua sta scambiando la prima riga e la seconda riga rispetto a una matrice delta. Quando vado a mostrare, questa è P1, 2, questa è A. Che succede quando vado a moltiplicare? Ad A si scambiano la prima e la seconda. Quindi questo è, se volete, il primo lemma. Lemma 1. Okay. Oh. Se ci fate caso, questa matrice P1, 2 si poteva ottenere dalla matrice identica scambiando la prima e la seconda riga, no? La matrice identica com'era? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Scambio prima e seconda riga, diventa 0, 1, 0, 1, 0, 0. Però si poteva ottenere anche dalla matrice identica scambiando prima e seconda colonna. È la stessa cosa. Però quando moltiplico P1, 2 per A si scambiano le righe, non le colonne. Perché? Allora, dovete pensare, se è un'attività alla quale non siete abituati, abituati, perché se non pensate non andate da nessuna parte. Allora, ripeto, abbiamo chiamato PJ la matrice che si ottiene dalla matrice identica scambiando la riga I e la riga J, oppure la definite così, la stessa cosa. Chiaro? Però per arrivare alla matrice questa qua, PJ, possiamo scambiare la riga I e la riga J, oppure potevamo anche scambiare la colonna I e la colonna J, era indifferente, cioè ottenevamo sempre lo stesso risultato. Ovviamente
se i numeri sulla diagonale non erano gli stessi, per esempio erano 5 e 3, era diverso il risultato, perché scambiando le righe veniva 5 qua e 3 qua, scambiando le colonne veniva 5 qua e 3 qua. Però siccome i numeri sono uguali, o scambiando le righe o scambiando le colonne, il risultato è lo stesso. Però, poi abbiamo osservato, se io moltiplico questa matrice, questa qua in particolare P1, 2, per A, che succede? Si scambiano in A, ottengo la matrice A', come ha ottenuto la matrice A' da A, scambiando la prima e la seconda riga. Ci siamo fino a qui? Bene. Però io ho fatto un'osservazione, se io scambiavo qua le colonne invece che le righe era uguale. Allora perché quando moltiplico per A si scambiano le righe e non le colonne? Allora, provate, facciamo qua sotto, proviamo a prendere la matrice A e a moltiplicare per più 1, 2, però dall'altra parte. Andiamo a vedere mo che succede. Allora, 5, 3, 4, 2, 1, meno 1, 0, 6. Che è successo? Fate la prova. 0 più 2 più 0 fa 2, 1 più 0 più 0 fa 1. 0 più 0 meno 1 fa meno 1, 0 più 0 più 0 fa 0, 6 più 0 più 0 fa 6, 0 più 0 più 5 fa 10. Che è successo stavolta? Si scambia la prima e la seconda colonna. Ah, si scambia la seconda colonna. Quindi perché si scambiava le righe? Perché quella matrice di che permutava prima e seconda riga, prima e seconda colonna sulla matrice identica, la stavamo moltiplicando a sinistra. Se la moltiplica a sinistra si scambiano le righe, se la moltiplica a destra si scambiano le colonne. Quindi qua possiamo aggiungere, sempre in questo lemma 1, A per B di G è uguale ad A secondo. A secondo si ottiene da scambiando la colonna iesima con la colonna J iesima. Queste sono cose utili da sapere, perché io poi quando vado a fare, ad operare con le matrici, queste cose anche come esercizi mi tornano utili. Oh, un'altra cosa è utile. Facciamo un altro po' di spazio. Chi è PJ a meno 1? Allora, qual è il determinante della matrice PJ? Per esempio, qual è il determinante di P1, 2? Qual è il determinante di questa matrice qua? Qua può essere? No, non è 1. Meno 1. Perché? Abbiamo scambiato due righe. Faceva 1 prima, scambiando due righe fa meno 1, no? Sviluppate come vi pare, vedete che fa meno 1. Allora, in ogni caso è diverso da 0, quindi la matrice è invertita. Mo, secondo voi, chi è l'inversa di PJ? Chi è l'inversa di PJ? Chi può essere?
è la stessa matrice. Provate, per esempio, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Moltiplicate per se stessi, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Quanto viene? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lo vedete che la mia matrice dentro? Quindi, una di queste matrici è PJ al quadrato, fa I, quindi vuol dire che la matrice è l'inversa di se stessa. L'inversa ce ne sta una. Ok, ci siamo fino a qui. È evidente, perché è evidente? A parte fate il prodotto e lo verificate, ma era evidente già da prima, perché? Se io scambio due volte, che succede? La riga I e la riga J, se le scambio due volte, torna al posto iniziale, quindi diventa come aver, non hai scambiato niente, quindi come aver applicato la matrice identica. Quindi se noi diciamo che moltiplicare per questa matrice scambia la prima e la seconda riga, moltiplicare per questa matrice due volte non deve fare nulla, quindi deve dare la matrice identica, perché la matrice che non fa nulla, diciamo che non cambia nessuna riga, è la matrice, nessun valore, è la matrice identica. È chiaro? Ok, quindi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che se noi prendiamo la matrice identica e scambiamo la riga I e la riga J, e questa matrice la chiamiamo PJ, questa matrice PJ, se la moltipliamo a sinistra per la matrice A, mi scambia la riga I e la riga J. Se la moltipliamo a destra, non scambia la riga I e la riga J, ma scambia la colonna I e la colonna J. Poi, se questa matrice la voglio invertire, se questa matrice la voglio invertire, mi viene fuori la matrice stessa. Siamo fino a qui. Ok. Perché mi serve questa matrice? Secondo voi, perché mi serve questa matrice? Nel metodo del pivot, ogni tanto devo scambiare delle righe. Allora, scambiare delle righe, come lo farò? Quando devo scambiare la riga I e la riga J, moltiplico a sinistra per PJ. Poteva capitare che devo scambiare delle righe? Sì, magari non capitava, non era sempre che doveva capitare per forza, però a volte, se io a un certo punto avevo 0 sulla diagonale e elementi diversi da 0 sotto la diagonale, dopo che avevamo annullato tutti gli elementi sulle colonne antecedenti con zeri sotto la diagonale, allora in quel caso devo per forza scambiare. Ok, e questo è uno. Andiamo a mettere da parte. Adesso andiamo a vedere un'altra matrice. Sì. Adesso supponiamo di avere questa matrice qua, per esempio 3x3, 1, 0, 1, 1, 2, anzi facciamo 2, 1, 0, 3, meno 1. Allora, quando noi volevamo applicare il metodo del pivot, la prima cosa che facevamo
era per esempio, facciamo un passo alla volta, da questa toglie quel doppio di questa 1, 0, 1 0, 1, meno 2 3, meno 1. Ricordate? Mi sapete trovare una matrice tale che io moltiplico a sinistra per quella matrice e mi esce fuori questa? Allora guardate, 1, 0, 0 e 0, 0, 1 sono facili da capire. Perché? Perché quando io moltiplico 1, 0, 0 per questa matrice, prima riga, prima colonna, seconda colonna, terza colonna, l'uno con chi si scontra? Con gli elementi della prima riga. E quando vado a fare la moltiplicazione, gli altri elementi vengono moltiplicati per 0, quindi questa moltiplicazione riproduce la prima riga e la mette nella prima riga. Quindi la prima riga non si tocca, la terza riga manco si tocca, quindi qua c'è 0, 0, 1. L'unica cosa che dovete capire è che cosa devo mettere nella seconda riga. Che devo mettere nella seconda riga? No, se metto 0, 1, 0 esce fuori la seconda riga. Invece là che cosa ci devo mettere? La seconda meno il doppio della prima. Chi ci devo mettere nella seconda riga? Secondo voi? Poi c'è? Meno 2, meno 0. Ah, meno 2, 1, 0. È chiaro? Chi ci devo mettere questa? Ora, secondo voi, e se qua voglio ottenere zero meno uno meno uno, perché io cosa ho fatto? Da questa ho tolto il triplo di questa. Cosa ci devo mettere alla terza riga di partenza? Questa meno 3 volte questa, quindi meno 3 volte più 0 volte più 1 volta. Quanto ci devo mettere qua? Meno 3, 0, 1. È chiaro? Quindi se io faccio questa moltiplicazione, qua mi spariscono,
gli elementi della prima colonna sotto la diagonale principale. Ora però andiamo a fare 1, 0, 1, 0, 1, meno 2. Meno 1, allora questo qua lo voglio far diventare, vabbè, 1, 0, 1 sta a posto, 0, 1, meno 2 sta a posto. Per far sparire il meno 1 che devo fare? Devo sommare la seconda e la terza, cioè alla terza che rimane, la riga sulla quale sto operando non la posso mai cambiare, ma se no cambia il determinante, però a questa devo sommare un multiplo di questa. Quale multiplo? Direttamente sommo la seconda, perché 1 meno 1 fa 0, quindi questo sarà. Sommando la seconda qua mi viene 0, 0, meno 3. Adesso mi sapete moltiplicare per una matrice qua, scusate, questa per questa e qua questa. Quale sarà? Sarà 1, 0, 0, 0, 1, 0. La terza riga quale sarà? Ragionando sempre allo stesso modo. Ehi, non è che è difficile. Se prima devo moltiplicare meno 2, 1, 0, meno 3, 0, 1, che qua meno 2 perché ci devo togliere due volte la prima riga, qua meno 3 perché ci devo togliere tre volte la prima riga, qua cosa ci devo fare? Ci devo sommare la seconda riga più una volta la seconda riga, quindi perché ci devo metterla? Ah, 0, 1, 1, seconda riga più terza riga, meno due volte la prima più la seconda, meno tre volte la prima più la terza, seconda più seconda più terza, ok? Ok, andiamo a vedere un attimo mettiamo tutto insieme. Allora noi abbiamo che se io moltiplico 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 per questa, ma questa chi era? Era il prodotto di queste due, vado a sostituire, qua mi viene 1, 0, 0, meno 2, 1, 0, meno 3, 0, 1, per 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, meno 1, 2, e mi esce 1, 0, 1, 0, 1, meno 2, 0, meno 1, meno 1. Allora, guardate, quindi abbiamo questa, l'ho moltiplicata prima per questa, prima per questa. Questa matrice mi faceva le operazioni di riga che mi annullavano gli elementi sulla... scusate, 0, meno 3, okay. Dopo che l'ho fatto due volte mi esce questa cosa, cioè il prodotto di queste era uguale a questa, ma questo per questo per questo fa questa, quella che esce fuori questa, ok? Lo controlliamo, intanto controlliamo tutto, quindi se ci sono errori verranno correttati. Allora, che particolarità hanno queste due matrici? Triangolari
inferiori. Perché? Perché ogni volta quando facevamo un'operazione di riga, a una riga dovevamo, allora, alla riga sulla quale operavamo non potevamo fare nulla, quindi sulla diagonale ci devono stare solo unghi. Però a ogni riga noi sommavamo un multiplo di una riga che stava su, ma stare su significa che il coefficiente lo devo mettere a sinistra, quindi a sinistra significa come se fosse in basso, a sinistra rispetto alla diagonale come fosse sotto la diagonale. Quindi vedete, qua ci mettevo seconda riga meno due volte la prima, terza riga meno due volte la prima, qua ci mettevo terza riga più la seconda, quindi gli altri coefficienti li devo mettere sotto la diagonale. Quindi queste due matrici come sono fatte? Hanno uni lungo la diagonale, hanno qualcosa qua sotto, adesso questa era la matrice di partenza, questa è la matrice, è una matrice triangolare superiore alla quale sono pervenuto. Ok? Queste matrici chiamiamole Q1 e Q2. Li chiamiamo Q perché quelle P erano di permutazione. Qua non c'è intervenuta nessuna permutazione. Queste Q ci servivano per fare le operazioni di riga relative al metodo del pivot. Ok? Ora, se io voglio ottenere A da T, che devo fare? Secondo voi? Allora, io ho da A, per ottenere T devo moltiplicare prima per Q1 e poi per Q2. Adesso se ho invece T e voglio risalire ad A, per chi devo moltiplicare? Per togliere una matrice, per chi bisogna moltiplicare? Allora, qual è la matrice che la moltiplichi e non fa nulla, né a sinistra né a destra? La matrice identica. Allora, per togliere questa e farla diventare una matrice identica, io per che cosa devo moltiplicare? Per l'inversa di questa. Dove? A sinistra, perché così questa mi diventa identica e sparisce. Ma per conservare l'uguaglianza, se lo faccio di qua, lo devo fare pure qua. Quindi, per chi devo moltiplicare qua? Per l'inverso di quelle due matrici. Quale devo moltiplicare prima? Io dico devo moltiplicare prima per Q2 a meno 1 e poi per Q1 a meno 1. Perché? Perché siccome le matrici sono state per ottenere T sono state aggiunte prima Q1 e poi Q2, questa è la stessa cosa di una pila LIFO in informatica, no? Avete fatto? Corso informatico, primo semestre. LIFO che significa? Last in, first out. Cioè se io questa qua la devo togliere per moltiplicare la matrice inversa, chi devo togliere prima? Quella che ho aggiunto per ultima. Quindi devo moltiplicare prima per Q2 a meno 1. Cioè se io ho due matrici, chi è l'inversa di questa? L'inversa di questa è la matrice, l'inversa di B per l'inversa di A. Perché? Perché quando moltiplico AB per B a meno 1 per A meno 1, supponendo che A e B siano entrambi invertibili, che succede? Questi si cancella e poi si cancella pure questo. Se fate per A meno 1 per B a meno 1, non vi trovate, perché vi trovate B per A meno 1 che non si cancella. È chiaro? Quindi l'inversa di un prodotto si fa facendo l'inversa della seconda
per il mezzo della prima. È chiaro questo concetto? Quindi qua, se queste le voglio portare dall'altra parte, cosa devo fare? Devo fare l'immersa di questo blocco. Ma l'immersa di questo blocco è Q2 a meno 1 per Q1 a meno 1. Devo moltiplicare prima per l'immersa di Q, e poi per l'immersa di Q2, e poi per l'immersa di Q1. È chiaro questo concetto? Basta fare esercizi, se non è chiaro, non è che ci vuole la scienza infusa. Dimmi, fai il primo esercizio, non lo capisci, il secondo esercizio, ah, c'è forse ho capito qualcosa, ah, quindi esercizio, ho capito. Anche perché o fai 500 esercizi o capisci, quindi dopo un po' comincia a convenire, capite, no? C'è un incentivo. Ok. Adesso, se io mi voglio calcolare queste numericamente, se voglio scrivere questa uguaglianza con una t, dicelo, che mi manca? Mi manca di fare l'inversa di Q1 e l'inversa di Q2. Andiamo a vedere come si fa, per esempio, cominciamo a fare l'inversa di Q2. Fatemi cancellare qua perché questo mi serve da avanti. Finiamo questo esercizio e poi facciamo qua. Allora, Q2 era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Chi sarà Q2 a meno 1? Le scrivo giusto apposta in maniera tale che poi quando andiamo a fare il prodotto lo facciamo, lo possiamo fare anche facilmente, fisicamente, e verificare che il prodotto viene la matrice greca. Io dico che qua c'è 1, 0, 0. Poi vediamo un po'. Proviamo a fare il prodotto. 1 più 0 più 0 fa 1. 0 più 0 più 0 fa 0. 0 più 0 più 0 fa 0. Poi 0 più 0 più 0 fa 0, 0 più 1 più 0 fa 0, 0 più 0 più 0, scusate, 0 più 1 più 0 fa 1, il secondo, poi 0 più 0 più 0 fa 0. Adesso andiamo a vedere il terzo, la terza linea, 0 più 0 più 0 fa 0, 0 più 1, qua attenzione, terza riga per seconda colonna deve venire 0, se voglio che venga la matrice dentro, quindi siccome qua mi viene più 1, qua che ci devo mettere? Meno 1. E qua invece va bene 1. Quindi la matrice immersa di questa è questa. Andiamo a vedere la matrice immersa di Q1. Allora, Q1 chi era? Q1 era 1, 0, 0, meno 2, 1, 0, meno 3, 0, 1. Q1 a meno 1, chi è? Allora, vediamo un po' se avete capito. Qua mi viene uno, zero, zero,
0, 3, 0. Vediamo un po'. Allora, 1 più 0 più 0 fa 1, 0 più 0 più 0, 0 più 0 più 0 fa 3. Andiamo a fare seconda riga per prima colonna. Meno 2 più 2 più 0 fa 0. Seconda riga, prima colonna, il prodotto deve fare 0. Seconda riga per seconda colonna, 0 più 1 più 0 fa 1. Che si deve fare? Che deve fare la matrice identica? Poi 0 più 0 più 0 fa 0. Adesso andiamo a fare la 3. Meno 3 più 0 più 3 fa 0. Che si trova? 0 più 0 più 0 fa 0. Che si trova? 0 più 0 più 1 fa 1. E si trova. Quindi è difficile fare l'inverso di queste matrici? Che bisogna fare? Semplicemente, che bisogna fare? Cambiare il segno a... Bisogna cambiare il segno a quello che c'è sotto. Adesso andiamo a fare Q2 per Q1. Facciamo Q2 per Q1. Allora abbiamo 1, 0, 0, poi meno 2, 1, 0, poi a meno 5, 1, 1. Perché quando moltiplico per la terza riga di Q2, devo sommare la seconda e la terza riga di Q1. Quindi viene meno 2, 1, 0, più meno 3, 0, 1, fa meno 5, 1, 1. Questo è il prodotto Q2 per Q1. Andiamo a fare Q1 a meno 1 per Q2 a meno 1. Chi sarà questa? Sarà la matrice inversa. Vi ricordate, l'inversa di AB è B a meno 1 per A meno 1. Quindi stavolta che cosa devo fare? Devo fare 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 0, 1 per uno, zero, zero. 0, 1, 0, 0, meno 1, 1. Allora, qua mi viene 1, 0, 0. Due volte questa più questa, quindi qua mi viene 2, 1, 0. E poi mi viene 3, meno 1, 1. Quindi adesso dobbiamo verificare che queste due matrici siano l'inversa l'una dell'altra. Andiamo a fare il prodotto. Per esempio, moltiplichiamo questa per questa. Facciamo il prodotto e andiamo a vedere che viene. La prima riga è facile, viene 1, 0, 0. E quando questo 1 si sconda con la prima riga, quindi riproduce la prima riga di questa. Poi devo fare meno 2 più 2 più 0 che fa 0, 0 più 1 più 0 che fa 1, 0 più 0 più 0 che fa 0. Poi devo fare meno 5 più 2 più 3 che fa 0, 0 più 1 meno 1 che fa 0, 0 più 0 più 1 che fa 1. Vedete che è la matrice identica. Se volete potete fare anche, invece di fare il prodotto in un modulo, potete fare nell'altro, vedete che viene sempre la matrice identica. Perché ho fatto questo prodotto? Perché adesso questa matrice qua è 1 per Q2, Q2 per Q1, questa qua. Com'era fatta? Allora, se vi ricordate,
Q1 è una matrice triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale, Q2 è una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale. Quando andate a fare il prodotto è facile verificare che il prodotto cosa verrà? Una matrice triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale. È facile, la vedete. E quando andate a fare il prodotto, fino alla, cioè, di sopra vengono tutti zeri, perché quelle cose diverse da zero si scontrano con zero. Sulla diagonale ci sono solo un 1 che si scontra con un 1, sotto la diagonale le cose si mischiano. Vedete? Qua ci avevate questa roba qui, questa roba, scusate, questa è la matrice in mezzo, trovate questa roba qui e questa roba qui, facendo il prodotto si mischiano. Quando, la, idem vale per le matrici immerse, le matrici immerse sono dello stesso tipo, semplicemente i segni erano stati scambiati. Quindi adesso la matrice immersa, una matrice immersa c'ha questo e l'altra matrice immersa c'ha questo. E quando le moltiplichiamo pure si mischiano, però vengono mischiate al contrario. E quindi che succede? Vengono moltiplicate al contrario, che succede? Che quello che c'è sotto non è più uguale all'opposto di questo. Vedete, questo è l'opposto di questo, questo è l'opposto di questo, ma questo no. Quindi non possiamo, allora, quando, perché prima per fare la matrice immersa bastava cambiare il segno? Perché gli elementi che stavano sotto la matrice, diversi da zero, stavano solo lungo una colonna. Vedete qua, prima colonna, cambio segno. Seconda colonna, cambio segno. Se è una colonna alla volta, per fare l'immersa basta cambiare segno. Ma se sono tutto il pezzo, tutto il triangolo sotto la diagonale principale che è diverso da zero, allora non basta cambiare segno. Però che mi importa? Perché tanto, allora, questo qua io l'ho fatto per farvi vedere questa cosa, ma in realtà adesso, se io voglio ottenere A da T, cosa posso dire? A la scrivo qua, la ricopio qua. 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, meno 1, 2. A chi deve essere uguale? A 1 a meno 1 per Q2 a meno 1, che è quella là, quindi 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, meno 1, 1. Questa è Q1 meno 1 per Q2 a meno 1. Chiaro? Ok. Ci vogliamo fare la verifica? Facciamo la verifica. Allora, moltiplichiamo. E allora, qua mi viene. Questo per questo fa 1, 0, 1 la prima riga. Ora la seconda riga mi viene 2, 1, 0. La terza riga mi viene 3, meno 1. Poi qua mi viene 3 più 2, meno 3, che fa 2. Quindi vedete, fate questo per questo e ottenete questo. Però in realtà, allora, quella che abbiamo ottenuto si chiama decomposizione LU. Per quale motivo? Questa è la L e questa è la U. Cioè, la L chi è? È una matrice triangolare inferiore con gli uni sulla diagonale. È una matrice triangolare inferiore con gli uni sulla diagonale. Questa è la U. La U che cos'è? Una matrice triangolare superiore. Ce l'ha gli uni sulla diagonale? No, non per forza. Perché?
per esempio, perché i pivot non erano uni. Qua è capitato che due erano uni, uno era meno tre. Se vi ricordate, quelli che escono quando facciamo il metodo del pivot, alla fine su T escono i pivot, cioè quelli in cui il prodotto ci dà il determinante. In particolare, se il determinante non fa uno, i pivot non possono venire. Chiaro? Quindi qua sulla diagonale viene quello che viene. Mo sono venuti due uni, ma non caso. Chiaro? Quindi la L è una matrice triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale. La U è una matrice triangolare superiore. Questo fatto è un caso? No! Quando fai il metodo del pivot ti esce questo. Perché? Adesso lo diciamo, poi lo scriviamo dopo la pausa, perché abbiamo fatto un'ora un po' più di un'ora. Allora, se vi ricordate, io ci avevo A, poi A l'ho moltiplicata prima per Q1. Come era fatta? Q1 era una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale. Poi l'ho moltiplicata per Q2, che era una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale. Quindi complessivamente l'ho moltiplicata per Q1 e Q2, che era una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale, perché è il prodotto di due matrici triangolari inferiori con uni lungo la diagonale. Ok? Allora, uno dice, e ha ottenuto T. T che è una matrice triangolare superiore e basta. Dice, ma allora per ottenere A da T cosa basta? Basta invertire Q1 Q2, la Q2 e Q1, ottenendo Q1 a meno 1 per Q2 a meno 1, che sarà ancora una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale. E come fai a sapere che è una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale? Certo, se la inverto dopo magari è più difficile capirlo, ma se le due matrici le inverto una alla volta, come si faceva l'inversione? Ogni volta che ho una matrice triangolare inferiore con uno lungo la diagonale e sotto la diagonale c'è solo una colonna diversa da zero, l'inversa si fa semplicemente cambiando il segno ai termini che stanno sotto la diagonale. Quindi quando vado a fare l'inversa di Q1, l'inversa di Q2, queste qua saranno matrici triangolari inferiori con uni lungo la diagonale con degli elementi diversi da zero solo lungo una colonna, che semplicemente saranno gli opposti di quelli di prima. Quando, anche se le metto al contrario e anche se le vado a moltiplicare, vedete, sono questa qua e questa qua, qua è cambiato segno, qua è cambiato segno, le devo mettere al contrario, devo moltiplicare al contrario, ma sempre una matrice triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale uscirà, perché è sempre il prodotto di una matrice triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale. Alla fine avrò ottenuto che A, la mia A, questa è A, è il prodotto di una matrice L, cioè triangolare inferiore con gli uni lungo la diagonale, per una matrice U, cioè una matrice triangolare superiore. Questa si chiama decomposizione L. Dice, è vero sempre? Sì, mi. Nel senso che l'unica cosa che può capitare è che tu dovevi fare degli scambi. Quindi la decomposizione L1 cosa dice? Dice che qua ci sarà una matrice di permutazione. Matrice di permutazione, attenzione, non è PIJ, è il prodotto di varie PIJ. Perché magari io ho dovuto scambiare la terza con la seconda, poi ho dovuto scambiare la quinta con la quarta. È chiaro? Una matrice, poi vediamo com'è. Quindi la decomposizione L1 dice che se io ho una matrice in partenza qua invertibile, beh, che sia invertibile non è neanche necessario, perché il metodo del pivot poteva, questa è solo l'andata del metodo del pivot, poteva finire anche, se vi ricordate, anche se la matrice non era invertibile. Che succedeva? Che qualche pivot qua veniva a zero. Quindi, che succede? Che se io prendo una matrice quadrata e la permuto opportunamente le colonne, sto delle righe, moltiplicando a sinistra per la matrice permutazione, la matrice ottenuta si potrà scrivere come una matrice triangolare inferiore con uni lungo la diagonale per una matrice triangolare superiore.
Se poi la matrice A è invertibile, la matrice triangolare superiore ci avrà tutti i pivot diversi da 0. Punto. Questo lo fa sempre. C'è un piccolo inghippo logico ancora da chiarire, cioè perché io le fatto le permutazioni da fare, io le so mano a mano, quindi le so alla fine del metodo del pivot. Però se io le applico prima, cioè fare così significa prima applichi le permutazioni e poi trovi L1. Questo capiamo come fare, non è difficile, con l'algoritmo si può fare tranquillamente. Poi facciamo degli esempi. Quindi la seconda ora ancora facciamo esempi, facciamo un esempio in cui ci vuole qualche permutazione, anzi in cui ce ne vogliono due, e poi andiamo a scrivere il metodo del pivot e la corrispondente decomposizione LU, prima nel caso in cui non servono le permutazioni e poi nel caso in cui servono le permutazioni. Così ce l'avete ben chiaro, lo avete ripetuto in maniera ridondante e almeno penso che battendoci con un po' di esercizi si riesca a capire. Alla fine il tutto è molto semplice, però siccome sono concetti che si vanno a sovrapporre, a leggermente interferire uno con l'altro, è chiaro che l'interferenza di cose semplici produce cose complicate, soprattutto quando le cose non sono commutative. Vi ripeto quello che vi ho detto analisi 1: se io tengo una colonna qua davanti, faccio un passo a sinistra, faccio un passo avanti, non succede niente. Se faccio prima un passo avanti, sbatto in fronte alla colonna e vado a finire per terra. Oppure, come vi avevo detto, un esempio ancora più, come dire, che colpisce l'immaginazione: se pensate che tutto sia commutativo, la mattina invece di mettervi prima le mutande e poi i pantaloni, fate il contrario, quando andate in giro vedete che succede.